ragazza solare, simpatica, sorridente, ha tantissime doti. Se la vedi passare, magari non sospetti che è lei, che è Asia Varani, la campionessa del mondo di pattinaggio corsa. Beh, ce l'abbiamo, Acapulco on the Beach ha colmato anche questo difetto. Asia Varani, complimenti. Tu dici perché cosa? Ma perché sei diplomata da pochi giorni? Eh sì. Com'è andata? No, partiamo da quello, perché comunque è un altro traguardo raggiunto. Della tua vita, raggiunto. Diciamo che è stato abbastanza complicato con quanto è accaduto appunto ultimamente. Abbiamo dovuto fare svolgere lezioni a distanza, quindi è stato abbastanza difficile perché comunque non potevano svolgersi le 5 ore regolarmente, quindi molte ore le abbiamo saltate. Però nonostante tutto è andato bene, anche questo è un grandissimo traguardo raggiunto, perché da ora in poi diciamo che la mia vita cambierà totalmente. Che farai adesso a livello di studi? Poi parliamo anche di sport, perché spesso per questi sport come il tuo, parliamo del pattinaggio, studio e sport si intrecciano, perché è difficile che un atleta, seppure importante come sei tu, possa fare almeno a questa età il professionista al 100%. Allora, per quanto riguarda gli impegni di studi, ho deciso comunque di continuare e di andare all'università, però diciamo che sono abbastanza indecisa su diverse opzioni. Comunque sempre buttarmi in ambito sportivo, quindi magari ho scienze motorie o ad esempio fisioterapia. E in caso scelgo appunto fisioterapia, devo svolgere il test d'ingresso per essere ammessa all'università. Quindi devo decidere in fretta, perché dovrei anche iniziare a studiare. Il 2020 comunque verrà ricordato per tante cose, ovviamente per il coronavirus che ha cambiato il corso del mondo, per il tuo diploma, che non è secondario, ma avrebbe potuto essere, Asia, anche l'anno della tua consacrazione sportiva. In realtà è solo rimandato, attenzione, però dopo un 2019 come quello che hai avuto, magari il 2020 senza coronavirus, eh? Sì, diciamo che è stato una delusione non poter gareggiare quest'anno a causa del coronavirus, anche perché era il mio primo anno da senior, quindi magari era, oltre ad avere obiettivi, era anche un modo per mettersi alla prova con magari gente che ha molta più esperienza di me, non solo a livello italiano ma anche a livello internazionale. Infatti quest'anno ci dovevano essere i campionati del mondo in Colombia, che è diciamo la patria del pattinaggio, e purtroppo sono stati rimandati all'anno prossimo, però comunque era un modo per diciamo mettersi alla prova e migliorare sempre di più. Tu l'anno scorso a Barcellona, e parliamo dei campionati del mondo, dove questa ragazza ha guadagnato l'oro, hai spopolato. Te l'aspettavi, cioè così? Sinceramente no, mi aspettavo magari di andare bene, perché comunque è stato un anno di crescita, sono stati anni di crescita quelli prima, quindi magari il mio ultimo anno da junior, quindi essendo magari di età più grande rispetto alle ragazze con cui correvo, avevo diciamo sicuramente moltissimi obiettivi, però sicuramente non mi aspettavo di arrivare a vincere quella gara appunto in quel modo. Sì, poi in quella gara, come dici tu, che è la gara... No, non diciamo per eccellenza, perché sono tutte importanti, però lo sprint dà quella sensazione di potenza, di forza, di velocità naturalmente. Sì, diciamo che era anche una delle mie gare preferite, però comunque diciamo che non me l'aspettavo, non per le mie qualità, ma per diciamo quello che è stato il campionato del mondo, perché non è iniziato benissimo diciamo, in quanto non mi sono trovata bene moltissimo nella pista, quindi diciamo che ero molto demoralizzata perché non sono riuscita a raggiungere gli obiettivi appunto che mi ero prefissata, però comunque è stato diciamo è indimenticabile, sicuramente la gara che ricorderò per sempre e che mi ha segnato veramente tantissimo, cioè sono cambiata completamente sia da come affrontare la gara sia io come persona. Anche a livello di personalità, sì, sì. Quindi ci ricordi? Ma ne avrai mille, ma se c'è un aneddoto, un ricordo particolare, insomma uno ce l'hai già detto se vogliamo, cioè il fatto che all'inizio della kermesse mondiale, insomma eri un po' demoralizzata, non ti eri trovata bene, no? Qualche altra curiosità c'è, non lo so? Sì, ricordo, oltre alla gara sicuramente l'affetto che ho ricevuto sia dai miei compagni di nazionale durante quel periodo, perché comunque è difficile trovarsi bene anche con i compagni nazionali, essendo uno sport individuale comunque è difficile trovarsi bene tra di noi,
sia comunque da casa perché avevo la mia società, il mio allenatore e comunque tutte le persone della mia società che mi sono state vicine sin dal primo giorno del primo del campionato del mondo. E oltre a questo ricordo sinceramente tutti i treni presi prima degli allenamenti, è stata la prima cosa. Adesso ne parliamo, perché qui c'è un mondo che si apre con Asia. Sì, e poi il problema anche che ho affrontato con la scuola, perché comunque pattinare, comunque fare sport a livello agonistico e andare a scuola di questi tempi è veramente difficile. Hai citato poco fa il tuo allenatore e la tua società. Sì. La tua società, c'è scritto sulla maglia, è una società famosa, importante, che è abruzzese, un vanto d'Abruzzo, la Rolling Pattinatori Bosica. Il tuo allenatore è ugualmente un'istituzione nell'ambiente del pattinaggio, lo vogliamo citare? Sì, allora, il mio allenatore è Guido Cicconi, io sono alla Rolling, questo è il sesto anno che sono appunto in questa società. Pur essendo pescarese, sì. E poi spieghiamo tutti i suoi movimenti. E diciamo che lo ringrazierò tantissimo e penso a vita, perché è uno dei risultati più grandi che potevo raggiungere appunto nella mia carriera, quello del vincere il campionato del mondo, perché comunque con me ha fatto un percorso di crescita. Cioè io sono arrivata alla Rolling che diciamo che ero molto indietro con la preparazione rispetto alla mia età, e è riuscito diciamo a portarmi ad alti livelli in così poco tempo, quindi lo devo ringraziare anche per questo. E poi soprattutto perché in ogni gara, non so come, io non me lo spiego, riesce sempre a portarmi che io sono, diciamo, preparata al 100%. Anche quindi, mentalmente? Anche mentalmente, sì. Allora è un mago, ce lo farai conoscere. Noi lo conosciamo solo attraverso i social, in realtà, però è anche lui un'istituzione di questo mondo. Quanto pesa lo zaino? Facciamolo vedere, mettiamolo se possiamo in favore di telecamera. Alzalo un po' così, Luca. Guarda quanto pesa, stai facendo il bicipite, quanto pesa? Sinceramente non lo so, con tanto? I pattini 2-3 kg penso. Ah, no, pensavo peggio. Panni, sì, sì, sì. Oppure ho il portafogli, tutte queste cose che comunque fanno peso, il casco dentro. E il tuo compagno di viaggi. Sì. Ci accompagni sulla battigia? No, non con i pattini, perché ci sarebbe una bella passerella qui a Acapulco, ma le facciamo fare questa passerella a piedi. Ti mettiamo questo zaino in un luogo sicuro che per te è preziosissimo e si va. I'll be watching you every single day, every word you... Per un atleta come Asia Varani, in generale, non soltanto quest'anno, il mare, la spiaggia spesso sono un miraggio. Perché? Perché lo vedi mezza volta durante, sì, l'estate spesso. Sì, soprattutto l'anno scorso non sono praticamente mai andata al mare. Infatti diciamo che abitando a praticamente 300 metri dal mare e avendo comunque molti amici a Pescara, non andarci diciamo che fa stare male, perché comunque vediamo tutti quanti che vanno al mare e io magari viaggio, sto sempre in stazione oppure comunque fuori casa, quindi diciamo che è abbastanza brutto l'estate. Sì, sì. Però dai, per la passione e per le tue ambizioni, voglio dire, si fa anche questo. Sì, certo. L'hai detto, ribadiamolo, perché io già lo so. Una tua giornata è scandita da tempi, allenamenti, pranzi magari rubati qua e là, rubati si fa per dire, cioè veloci, e soprattutto il compagno di viaggio zaino e il compagno di viaggio treno. Sì. Perché tu ogni giorno fai Pescara, perché sei di Pescara, Montesilvano, Martinsicuro e ritorno, a volte anche due volte al giorno, cioè quattro treni. È difficile. Sì, è capitato anche due volte al giorno perché magari per vari motivi non potevo restare a Martinsicuro, quindi mangiavo proprio al volo a Pescara, facevo un pranzo al volo e poi ritornavo. È abbastanza difficile perché i treni alcune volte magari sono in ritardo, quindi magari non mi permettevano di prendere la coincidenza con l'autobus che per arrivare a Martinsicuro. Quindi diciamo sì, che è abbastanza difficile, soprattutto stressante ma stancante, perché arrivo a fine giornata, che ritorno a casa alle 10, mangio e sono praticamente... E crolli. Sì. Ecco, nonostante tutto, diciamo, sei una ragazza aperta, solare, simpatica, io seguo qualche volta anche i tuoi social, sei anche scherzosa, insomma gli amici comunque riesci ad averli lo stesso e a mantenerli, che è importante. Sì, diciamo che durante il corso comunque dell'adolescenza, questi 5 anni di liceo, ho perso moltissime persone, moltissimi amici, magari per questo fatto del pattinaggio. Restano quelli veri, dai. Perché non avevo molto tempo, però comunque quelli che sono restati li ringrazio, perché anche loro fanno parte dei miei successi ovviamente. Senti, tanti tuoi compagni,
di vita e di sport sono abruzzesi, no? In particolare legati alla società Rolling Pattinatori Bosica, però l'Abruzzo ha anche una bella tradizione in generale. Sì, sì, io ho moltissimi amici, anche non della società, che magari praticano sport e comunque sono riusciti a ottenere anche diversi successi a livello sportivo, quindi mi ci trovo molto bene anche per questo. Anche grandi campioni, no? Ma compagni di squadra che vestono la nazionale, non so, io dico qualche nome, Edda Paluzzi sì. Ce ne sono altri di cui non ricordo il nome, ma Alessio Clementoni, certo, sì. Che farai adesso? Perché siamo in estate, c'è stato il lockdown o chiusura che dir si voglia, la stagione è persa, non la tua, di tutti quanti, oppure c'è una chance? Allora, la stagione secondo me, anche il caso diciamo più brutto che non dovessero esserci gare, non è persa, perché comunque ci continuiamo a allenare e ci siamo allenati, comunque è un anno magari per migliorarsi e soprattutto magari con il fatto che non ci sono gare è un anno per diciamo migliorare le carenze che ogni atleta ha, quindi diciamo che in ogni caso la stagione non è persa, però ovviamente in caso non dovessero esserci gare sarà diciamo più triste, ecco. A Luca chiedo sempre quanti minuti ho, due? Dai, proviamo, due, vedi, un cronometro nella testa. Mi togli una curiosità, ma una curiosità da profano, no? Da non esperto di questo sport nello specifico. Lo sprint, la tua disciplina preferita, ma è adrenalina pura, ma è anche un po' di pericolo, perché voi raggiungete delle velocità anche in curva che sono difficili da controllare. Come fate? Paura anche un po' oppure c'è soltanto pericolo grinta? Pericolo c'è, però comunque pattinando da tantissimi anni e comunque arrivando a queste velocità, comunque in ogni allenamento diciamo che la paura non c'è, è più l'adrenalina che la paura. Luca, ti posso chiedere una cortesia? Puoi inquadrare le gambe di Asia Varani? C'è soltanto una sbucciatura, mi deve un po'... Ce n'è una... Ah, eccola lì, quella è pesante però, eh. Che cosa ti sei fatta lì? Sei caduta, vero? Sono caduta a Martinsicuro, ma era una caduta banale, cioè come tante altre. L'unica cosa è che magari non l'ho disinfettata bene o comunque non l'ho curata bene, quindi... Queste cicatrici restano anche un tuo vanto. Asia Varani, oltre alla medaglia d'oro junior conquistata l'anno scorso, la prima di una lunghissima serie... Asia Varani, arrosticini o pesce o pizzetta? Arrosticini. Ma adesso la pizzetta di Acapulco la prendi, sì, però? Sì. Sì, ok, si va. Grande Asia Varani. Pesce, arrosticini, pizza. Lei preferiva gli arrosticini, ma dopo aver mangiato la pizzetta di Acapulco probabilmente in parte ha cambiato idea, anche se l'arrosticino è l'arrosticino. Ciao da Paolo Sinibaldi.